un'altra vittoria mondiale nel Master, un'altra soddisfazione? Moltissimo, sempre come prima volta. Anche se 5 anni consecutivi stiamo vincendo abbastanza tutte le gare, però quello che 5 anni fa è rimasta lì come storia, ma quest'anno di un'altra emozione, un'altra soddisfazione, un'altra gara, un'altra organizzazione. È stato come al solito magnifico, perché è tutto diverso. Poi tra l'altro Budapest è una cornice meravigliosa. Molto, loro vabbè, hanno organizzato per mondiale, no? Prima di noi c'è stato mondiale assoluto e devo dire il campi che quest'anno, veramente io mai sono stata in Budapest, però ragazze sono state anche in Europea, io sono stata veramente meravigliata di che una città di sportivi, cioè una cittadina proprio, perché sono tantissimi vaschi. Contemporaneamente giocavano, non lo so, io adesso non voglio sbagliare come statistica, ma erano proprio tante partite contemporaneamente. Ci sono state quest'anno, sono state tantissime squadre, erano 102 squadre di maschi e 18 squadre di femmine. E questo di Master che si occupava da 30 anni fino a 70 anni di come squadre, è veramente stata una grande, grande festa sportiva. Se tu entravi in piscina la mattina fino alla sera, tu sentivi il fischi e tu passavi da un campo a un altro campo a vedere partite, amici, facevamo il tifo, ci guardavano, loro venivano a fare il tifo per noi. Quest'anno è stato veramente tutto diverso. Qualche immagine dell'ultima partita. Attenzione di squadra, perché te arrivi sul finale con un certo settimanale di stanchezza di giocando tutti i santi giorni, però quella era più importante assoluto, anche se forse sapevamo, ci conosciamo pure, no? Da tanti anni, però squadra non è facile. Quindi squadra non è facile, le ragazze sono abbastanza pesanti, con bel tiro, hanno preso pure alcune giocatrici abbastanza forti e devo dire è andato non bene, benissimo, 15-3, però sempre bel giocato, bel concluso e siamo state belle concentrate. Questa atleta è stata anche la mia corrispondente, si può dire così? Si può dire così, è stato un onore anche avere chi dall'Italia ci seguiva per un evento così importante, così distante, insomma Budapest nella patria che possiamo dire della pallanuoto. Per me è il primo anno con l'Argentario, quindi sono l'ultima arrivata. La mia carriera è da master nella società genovese Ligure della Golfo Paradiso, ma il presidente Uccio Loffredo ha aperto, diciamo, le porte anche a noi genovesi, infatti c'ero io e c'erano altre due compagne di Genova, Carla Ogliastro e Francesca Gambardella, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Poi tra l'altro parliamo spesso di master, magari in alcuni casi con sufficienza, invece non consideriamo che i master vengono fatti dalle più grandi atlete professioniste che hanno svolto campionati, hanno vinto champion e tutto il resto, sicché probabilmente la forza di queste atlete è uguale. Insomma. È un movimento importante che si è sviluppato a livello internazionale, in Italia in particolare, sicuramente nel settore maschile è più frequentato, più numeroso, anche in altre discipline oltre alla pallanuoto, il nuoto, i tuffi e il nuoto sincronizzato. Ci sono varie realtà, ci sono quelle atlete che hanno vinto tanto, che hanno vestito la maglia della nazionale con orgoglio, con passione e ci sono anche atlete che magari si sono fermate a livello giovanile o ad un livello un pochino più basso e adesso trovano ancora gratificazione e ancora riscatto nel praticare lo sport. Il ragionamento da fare a livello femminile è un pochino più complesso, tirare fuori una donna da casa è più difficile, l'uomo pur se sposato, quindi marito, padre, lavoratore, è più facile che si faccia la borsa e dica io vado perché vado a giocare a calcetto, vado a giocare a pallanuoto in questo caso,
Per noi è più complicato, abbiamo il lavoro fuori casa, dentro casa, abbiamo i figli, abbiamo i genitori magari grandi, mi piace usare questa parola, da seguire. Quindi da parte nostra c'è uno sforzo maggiore organizzativo e quindi una maggiore soddisfazione per quello che riusciamo a fare. Per vederci una, due, tre volte alla settimana con le vecchie compagne o con nuove compagne per tirare due bracciate, per tirare fare due tiri in porta, palleggiare, raccontarci la nostra vita attuale, ricordare anche i tempi non troppo passati, recentemente passati. C'è soddisfazione, sì? Tantissima, il centro Boa è un lottatore, è quello che segna, quindi la da attaccante vera è un'emozione tantissima, ancora da vecchia mi diverto tantissimo a giocare. È rimasto lo spirito che ci ha portato poi anche a compiere grandi sacrifici, no, da giovani, che però era quella emozione dentro che non si prova mai più. Secondo me vincere nello sport, a parte la nascita dei figli che ovviamente non ha paragone con niente, è un'emozione che non, chi non l'ha provata non la può capire, è troppo grande, è veramente immensa. È un momento emozionante. O lo è stato quando avete superato lo scoglio con le inglesi? Allora, è bellissimo coronare la carriera con i Master, perché è un piacere ritrovare persone con cui si è giocato tanti anni e avere questo spirito diverso, così divertente, di goliardico. E certo, io ero emozionatissima con tutto il passato che ho, comunque ero emozionatissima e poi vincere è stato veramente molto bello. Vogliamo ricordare qualcosina del passato, qualcosina? Io giocavo nel Volturno, quindi ho vinto 7 scudetti, sono stata quasi 10 anni in nazionale e vabbè, un po' ho fatto. Giocando nel Volturno, vincendo 7 campionati e andando in nazionale, qual è il momento più soddisfacente? Quando si veste di azzurro? Ma noi abbiamo vissuto un'esperienza particolare, nel senso che il Volturno era trasferito in nazionale, quindi la sensazione non cambiava, erano le mie compagne di squadra, quindi non c'erano questi grandi cambiamenti, solo che suonava l'inno nazionale prima di una partita, quindi mano sul cuore, lascio immaginare le persone che cosa possa significare per un atleta. È veramente un momento di estrema emozione. E nonostante tutto questo ti sei emozionata anche? Sì, assolutamente, sì. Come gli attori navigati che poi dicono ogni volta che salgo sul palco, è sempre così, io sono sempre impauritissima ed emozionatissima, ma è giusto che sia così, è quello che dà così lo spirito per rientrare sempre e continuare ad allenarsi e continuare a giocare, è giusto che sia così. Sono state brave le attaccanti che hai affrontato? Abbastanza, tutte più grandi di me, è stata una soddisfazione riuscire a marcarle. E poi tra l'altro sembra quasi che alcune da poco tempo, altre da un po' più tempo, in vasca nei Master si incontrano sempre super campioni. Sì, è vero, io ho avuto la fortuna di far parte di questo gruppo formato da grandissime campionesse nello sport ma soprattutto nella vita e da lì ho imparato tantissimo, questa è stata un'esperienza veramente bellissima. Avete giocato quasi 5 partite o 6 mi sembra? Abbiamo giocato con le 35 anni, 3 partite le abbiamo stracciate, poi abbiamo fatto un pareggio con le quarantenni e poi abbiamo vinto con la nostra categoria dimostrando il nostro valore. Pace, che ne dici? Pace ci ha coinvolto tutti, è stato bravissimo a formare questo gruppo, però noi siamo stati più bravi a portarlo avanti. Diciamo che quando siete arrivati a Budapest la location era già da sé meravigliosa, poi per atleti abituati a giocare Budapest è importantissima per le piscine, per tutto il resto.
Sì, è fantastica, le piscine, le fontane, la sera, è tutto molto bello, ma noi eravamo molto prese inizialmente appena arrivate dall'impegno, perché non è facile arrivare a 50 anni a fare un mondiale con dei talenti, c'erano tanti grossi nomi, quindi non è che era una sola squadra, tante squadre abbiamo lottato, sì, un'emozione molto forte. Quanto può essere utile per sentirsi legato allo sport il master? Tantissimo, assolutamente tantissimo, perché il master, se non ha queste possibilità, non vai in piscina ad allenarti o a trovarti con gli amici e avere questo impegno, lo fai senza stimoli. Invece il master ti dà lo stimolo per andare avanti, per fare capire anche ai ragazzi, ai figli e ai giovani che lo sport è importantissimo invece di oziare, perché molti ragazzi, ormai lo sappiamo benissimo, stanno con questi social a non fare sport e magari sei da stimolo e da traino anche per la società, quindi i master sono importanti per la società, per questo devono avere un valore e un impegno e debbono continuare, anche se ci sono poche squadre, prima c'erano poche squadre, quest'anno ce n'erano molte di più, l'anno prossimo magari saranno tante, ovviamente nel femminile meno perché lavorando, avendo gli impegni è più difficile formare delle squadre, ma 30, 35, 40 è fare master, poi che arriva il risultato ovviamente è fantastico. Che cosa si prova a ritrovarci e a scatenarsi per una settimana tra amiche? Tornare giovani e ritrovare la voglia e l'energia di affrontare poi anche tutto il resto della vita, insomma, è una passione che si riaccende, è sempre bello. Hai provato un po' di invidia a vederle in acqua? No, invidia posso dire di no, perché sono delle amiche, non si può avere invidia, anzi sapevo ed ero sicura, insomma, che il risultato l'avrebbero portato a casa e quindi sono felice che abbiano mantenuto, insomma, fede alle loro qualità e non si siano scoraggiate davanti magari ad avversari più forti. Dagli impianti che ci sono a Budapest è uno sport molto amato. Certo, infatti hanno sfruttato la squadra del Millennium che hanno creato con tutti i grandissimi atleti ungheresi e venivano gratuitamente aperti gli impianti e l'accesso permetteva l'accesso a 5.000 cittadini che riempivano ogni sera gli spalti, quindi era un bellissimo spettacolo di partecipazione, di condivisione che noi magari qua in Italia non siamo abituati a vedere e piace. Senti, cosa prova un atleta quando è in acqua che si trova davanti a questa marea di tifosi? Penso che sia veramente emozionante, quasi diciamo da togliere il fiato, è che siamo allenate quindi alla fin fine il fiato c'è. Diciamo subito che sei addentro al mondo dello sport di cui stiamo parlando e secondo te è in un momento felice oppure, visto che conosci te la storia? No, purtroppo dobbiamo dire che non è un momento felice, anche perché durante anche i mondiali di Budapest la FINA aveva programmato e pensato di apportare delle modifiche al regolamento, riducendo il campo di gara, riducendo il peso del pallone, riducendo il numero dei giocatori, ma per questo è stato da tutti quanti non accettato, perché significa sminuire il valore esatto di una formazione che gioca a pallanuoto e quindi specialmente a livello maschile non andava bene. Tutto però questo comporta una crisi nel settore, ma non tanto portato alle questioni tecniche, ma alle carenze delle piscine, quindi agli allenamenti, alle ore di disponibilità. La gente si allena, ragazzini di 13 anni alle 10:30 di sera, che fanno anche poca propaganda ad avvicinare un ragazzino allo sport, anche per le famiglie, che diventa un problema di rientro a casa, di dormire per riposarsi per la scuola, quindi nell'insieme non è un buon momento. Si può dire che il master sta prendendo sempre più campo, anche perché per chi è rappresentato, perché molti sono campioni assoluti che hanno vinto tantissimi trofei. Ma negli ultimi anni si è visto che c'è stato un miglioramento e una partecipazione più attiva da parte delle squadre a livello master, specialmente con giocatori che sono stati dei grandissimi campioni, sia olimpici, mondiali o meno, e se ne è vista la vera realtà
a Budapest durante i mondiali, che quando giocavano la sera la formazione dell'Ungheria, che erano giocatori che avevano rimesso anche da pochi anni, che hanno fatto vedere delle cose meravigliose, c'era un pubblico di 6.500 persone senza neanche più un posto libero per vederlo, con tutte le riprese dirette televisive, cosa che da noi è inammissibile, vedere nelle nostre piscine giocare con un pubblico di 150-100 persone è una cosa inammissibile. Lì è una cosa meravigliosa, oltre a vedere fare delle cose bellissime a dei grandissimi campioni anche se non giocano più. Thank you.
Un ringraziamento speciale per le ragazze della Pallanuoto Master che con la vittoria del Mondiale di Budapest hanno portato vanto e onore alla società Argentario Nuoto. Grazie, benissimo. Ci scambiamo sicuramente le cose perché io a voi vorrei dare la diploma di campionato del mondo da parte di tutta la nostra bella squadra. Sì. Grazie. Le abbiamo scambiato di targhe. Mi sembra importante, a parte l'amicizia che ti lega a Uccio, mi sembra importante che insomma, quattro master mondiali, che poi tra l'altro almeno a detta a livello internazionale, stanno diventando sempre più importanti. Beh, per me è un onore essere qua, ringrazio l'amico Mandrake, come lo chiamano, più che Uccio Mandrake, perché anche in questo caso è stato veramente un mago nel riuscire in questa impresa. Insomma, Uccio è uno caparbio, ormai stiamo diventando grandi sia io che lui, però la passione per la pallanuoto è sempre lì. Qui abbiamo Marco che è un altro più giovane di noi, mica tanto più giovane, ma insomma un po' più giovane. L'abbiamo visto giocare a pallanuoto da piccino, ora è diventato presidente dell'Argentario Nuoto, questo mi fa estremamente piacere. Beh, è un risultato importante per l'Argentario, va pubblicizzato, va tenuto alto il nome dell'Argentario. Tutto quello che si può parlare di Argentario, ben venga. Se poi questo nome lo abbiniamo a un concetto di campione del mondo, è tanta roba, perché è vero qualcuno può dire sì, però sono master, sì, però qualcuno vince e tanti perdono. Vince solo uno, può essere quello che vi pare, ma vince solo uno. Quindi complimenti perché è veramente una vittoria al campionato del mondo. Comune di Monte Argentario, Waterpolo World Master Champions 2017, CB Sporting Club Argentario. We'll be right back.
streets of Grand Red Roses too. I see the roof for me and you, and I think to myself, what's the wonderful world? Oh yeah, I see sky of blue, the clouds are smiling, the day, blessing day, the day is sacred night. And I turn to myself, what's the wonderful world? Oh yeah, the colors of the rainbow, so bright in the sky, and all so faint of people going by. I see friends shaking and say, how do you do? I will say, I love you. I'm here, babies cry, much more. And I think to myself, what's the wonderful world? Yes, I think to myself, what's the wonderful world?